Ben ritrovati da Alessandra Toni, che conduce il podcast di Varese News con le principali notizie di venerdì 12 febbraio scelte per voi dalla redazione. Gianluigi Cartabia non è più sindaco di Cislago. Sono diventate effettive ed irrevocabili le dimissioni presentate lo scorso 22 gennaio. La decisione era maturata al termine di continue crisi nel gruppo di maggioranza. Nella lettera di saluto alla cittadinanza, Cartabia ha detto: «Devo ringraziare il mio gruppo e i dipendenti comunali perché in questi 5 anni abbiamo lavorato in modo più che positivo e abbiamo portato a casa tantissimi risultati». Ho ritrovato la donna che ero e la madre che voglio essere. Nessuno meglio di me crede nella finalità rieducativa della pena. Questo è il messaggio letto in aula da Laura Taroni, l'ex infermiera dell'ospedale di Saronno, nel giorno della sentenza d'appello per il processo in cui è accusata dell'omicidio del marito e della madre. Anche all'ospedale di Varese sono iniziate le vaccinazioni con le dosi di AstraZeneca. Le somministrazioni sono avvenute seguendo le indicazioni ministeriali agli under 55 anni di buona salute, convocati per la fase 1 bis che coinvolge i professionisti degli ordini sanitari. Intanto il Comune di Varese ha indicato 4 siti che potrebbero ospitare l'attività di vaccinazione generale. Si tratta del Palazzetto di Masnago, del Teatro di Piazza Repubblica, dell'area Fiera della Schiranna e della Scuola Salvemini. Hans Tobler è uno svizzero tedesco partito a piedi da Zurigo diretto a Roma lungo la via Francigena. In molti lo hanno visto sulle strade del Varesotto. Eleonora Martinelli ci racconta la sua storia. Cilindro ottocentesco e 2 asinelli al seguito, Hans Tobler è uno svizzero tedesco partito a piedi da Zurigo a fine estate, diretto verso Roma lungo la via Francigena. Fermato dalla polizia a Parma, è stato però costretto al dietrofront e dopo una serie di avvistamenti frangere l'Aveno, questa mattina lo abbiamo incontrato a Luino, pronto a proseguire per la Valle Veddasca, direzione Dogana di Indemini. I passanti che ha incontrato si sono prodigati ad offrire il pranzo, a comprare le carote per gli animali, a donare un contributo. Lui li ringrazia alzando il cappello, facendolo roteare in aria e abbozzando un inchino, come il personaggio di una fiaba dalla quale pare essere uscito. Polenta e frittelle tra Carnevale e San Valentino. Cosa fare nel weekend? Ecco alcune proposte scelte da Erika La Rosa. Preparate i calzini di lana perché sarà un weekend dalle basse temperature, ma gli appuntamenti virtuali e in presenza non mancheranno. Vi segnaliamo la tradizionale festa di Sant'Imerio a Varese, con la benedizione dell'olio domenica mattina sul sagrato della chiesa e la santa messa con trio musicale. Per gli amanti dell'arte, domenica alle 17.30, terzo appuntamento dedicato agli impressionisti, con l'opera e la vita di Édouard Manet, spiegati da Emma Zanella in diretta Facebook sulla pagina del Museo Maga di Gallarate. A Cittiglio, San Valentino si festeggia pedalando, appuntamento domenica 14 febbraio. Gli innamorati potranno raggiungere in sella l'hotel-ristorante La Bussola per l'evento organizzato da Ciclo Varese. E ricco weekend sportivo tra basket, calcio e pallavolo, la presentazione di Damiano Franzetti. Ultimo recupero di campionato, quello in programma domenica 14 febbraio per la Open Job Metis Varese. La squadra di Massimo Bulleri ospita Masnago, la Fortitudo Bologna, altra formazione coinvolta nella lotta per non retrocedere. La partita si disputerà dalle ore 16 e sarà raccontata in diretta dal nostro live blog diretta Varese News. Diretta che sarà attiva anche per le partite di calcio. La Propatria, quarta in classifica in Serie C, sfida la capolista Renate sul campo dello Speroni a partire dalle ore 15. Poco prima, alle 14.30, iniziano invece le gare di Serie D. Il Varese attende al Franco Ossola e il Sestri Levante per la prima di ritorno. Biancorossi purtroppo hanno subito perso Andrea Repossi per un grave infortunio al ginocchio. Sugli altri campi, Dertona Caronnese, Castellanzese Vado e Arconatese Legnano. Chiudiamo infine con la pallavolo femminile, perché la Unete Work Busto Arsizio sarà impegnata dalle ore 17 a Chieri. Le farfalle, allenate da Marco Musso, hanno intanto conosciuto la propria avversaria nei quarti di finale di Champions League. Sfideranno infatti le turche della Eczacıbaşı Istanbul. Era questa l'ultima notizia del nostro podcast quotidiano, che potete ascoltare sulle piattaforme Spreaker e Spotify.